A 5 anni dal terremoto, la situazione qui in Haiti non è cambiata. Si muore ancora di fame, un bimbo su 3 non arriva a 5 anni di vita e l'80% degli haitiani vive con meno di $1 al giorno. Vivono ancora nelle baracche, nelle tendopoli, questi sono i residui del terremoto. L'ospedale San Damien, che vedete alle mie spalle, è diventato un grande punto di riferimento per Haiti. È un ospedale che è nato da fondi e da donazioni italiane, è nato circa 10 anni fa. Riesce ad accogliere ogni anno più di 80.000 bambini ed ora ci lavorano solamente haitiani. È l'unica neonatologia intensiva di tutta Haiti. Questo reparto insieme alla maternità rappresentano un'eccellenza per l'isola. Gemellato con il Bambin Gesù di Roma, è interamente sostenuto dalla Fondazione Francesca Rava. È una bimba, ovviamente. È nata a 32 settimane e pesa 1,450 kg. L'80% dei bambini che arriva al San Damien soffre di malnutrizione. La malnutrizione in Haiti è la prima causa di mortalità infantile, insieme alle infezioni alle vie respiratorie. Il programma di malnutrizione si divide in 3 fasi. La prima è subito di un immediato ricovero. La seconda si cerca di far prendere il loro peso attraverso alimenti molto proteici. E poi nella terza fase li si spostano in una struttura annessa, che è Yobwa, per fare una rieducazione alimentare. Rick, perché è importante quello che stai facendo con l'allevamento dei pesci, con la tostatura del caffè, con Francisville? Stiamo cercando di dare del lavoro. Lavoro, questo è certo, ma produzione di cose locali per evitare importato, cibo importato. I nostri progetti di autosostenibilità alimentare valorizzano la dignità e il talento delle donne haitiane. Queste donne che hanno subito amputazioni in seguito al terremoto hanno trovato lavoro tostando e macinando il caffè. Eccolo. Qui ci troviamo a Cité Soleil, nel mezzo di uno slum. Queste case che vedete però fanno parte del progetto Force La Caille, la forza della casa. È un progetto realizzato insieme alla Fondazione Rava e alla Fondazione Saint-Luc di Padre Rick. Le donne possono curare la casa, possono curare un orto, possono fare da mangiare e possono dare soprattutto un tetto ai loro bambini. Oggi Padre Rick ha celebrato una messa per ricordare tutte le vittime del terremoto. Su questo terreno lui seppellisce ogni giovedì tantissimi cadaveri. Noi con questi canti, con questa celebrazione, li accompagniamo verso il cielo. I sorrisi di questi bimbi di Haiti sono magici, ti riempiono il cuore. È giusto che questi bambini possano crescere, diventare grandi adulti ed avere un futuro. Non spegniamo i loro sogni e neanche i loro sorrisi.